I sindaci della provincia di Brindisi sono preoccupati del caro energia. In questi giorni i bilanci comunali sono messi a dura prova con l'arrivo delle bollette che a volte segnano un aumento del 400%. Ecco che oggi si sono presentati insieme nella provincia di Brindisi per annunciare misure di riduzione che porteranno sacrifici nei servizi per i cittadini. Le difficoltà sono evidenti, per questo pubblica illuminazione, impianti sportivi, scuole, cimiteri e uffici pubblici potrebbero subire delle riduzioni nell'erogazione dell'energia elettrica. Probabilmente più difficile di quanto si possa immaginare. Mercoledì scorso, durante l'assemblea dei sindaci che abbiamo tenuto qui in provincia prima dell'approvazione del bilancio, è emersa questa consapevolezza. Gli enti locali non sono nelle condizioni di garantire i servizi legati al consumo dell'elettricità e del gas. Cioè l'energia è un problema serissimo, le bollette sono quadruplicate nella migliore delle ipotesi, in alcuni casi sono ancora più care e quindi dobbiamo necessariamente chiedere un sostegno al governo affinché si possa attraversare questa fase, consapevoli però che se questa dinamica così drammatica per il paese dovesse perdurare, occorrerà fare dei sacrifici importanti. Anche gli enti locali dovranno cambiare totalmente la concezione dei servizi legati all'energia, purtroppo. Pensate a qualche iniziativa provocatoria? Ancora non abbiamo pianificato nessuna iniziativa. Oggi in prima battuta chiederemo al governo di agire e agire in fretta, perché stanno arrivando bollette insostenibili, bollette esosissime. E tra l'altro stiamo parlando del livello dell'ente locale, ma nello stesso tempo anche alle famiglie stanno arrivando queste bollette e la gente non riesce a far fronte a queste spese e quindi si rivolge in prima battuta al comune, che non potendo quasi pagare più le proprie bollette non riesce ad aiutare neanche i cittadini, e senza parlare poi delle imprese che non sono più competitive e non potrebbero stare sul mercato se non arrivano interventi immediati. Fanno fronte comune per chiedere cosa? Ma innanzitutto per rendere chiara una situazione. Ovviamente è un periodo estremamente difficile per le famiglie, per le imprese, ma anche per gli enti locali. Mi riferisco ovviamente al caro energia. Questo significa che senza aiuti concreti anche da parte del governo, anche gli enti locali, i comuni, tutti i colleghi sindaci della provincia oggi presenti, sono in forte difficoltà nell'erogare i servizi ai cittadini. Parliamo dell'illuminazione pubblica, parliamo del riscaldamento nelle scuole, negli edifici pubblici, ma anche nei costi per gli impianti sportivi, in particolare quelli che hanno bisogno di più energia, nei costi che stanno aumentando anche per il servizio mensa scolastica. Insomma, c'è una lievitazione dei prezzi energetici e non solo, che sta mettendo in serie difficoltà i conti dei comuni e quindi anche l'erogazione dei servizi. Su questo adesso insieme valuteremo quali iniziative poter proporre, sapendo che però possono avere un impatto, un effetto da questo punto di vista limitato, più simbolico che reale. E siccome pensiamo che non possono essere messi in discussione i servizi ai cittadini, riteniamo che il nuovo governo debba prendere rapidamente delle decisioni che riguardano, ripeto, le famiglie, le imprese. Sappiamo quello che sta succedendo nel territorio brindisino, con una grande impresa che è in seria difficoltà con le bollette e che sta forse procedendo anche la cassa integrazione, così come altre imprese potrebbero fare, dalle più grandi alle più piccole. Quindi è un sistema paese sul quale devono essere prese delle risposte immediate. Ciascuno farà la sua parte, laddove sarà possibile tagliare senza recare danno ai cittadini, lo si farà, però occorrono interventi seri e concreti.